Ciao bellezze, benvenute o bentornate in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, sono stata da Wycon in negozio. C'erano tantissime cose che volevo comprare, ma ciò che ha catturato la mia attenzione è stata questa bomboletta. È una bomboletta spray tattoo, quindi una bomboletta spray che serve per fare i tatuaggi. Da Wycon trovate anche degli stickers per farvi poi appunto il tatuaggio. Io ho preso quella a forma di farfalla e quello a forma di ancora. Ce ne erano però davvero tanti altri, quindi basta scegliere il vostro preferito. Vediamo quindi come si utilizza questa bomboletta e quello che ho combinato. Io scelgo di utilizzare lo stencil a forma di farfalla. Questi di Wycon sono bellissimi perché, come vedete, hanno la parte di plastica, la mia borotta, hanno anche la parte di plastica che servirà a coprire tutta l'area in cui andrete a fare il tatuaggio, quindi non vi sporcherete. Proviamo a farlo. Ed eccolo qui il mio stencil applicato. Come vedete, premo leggermente perché lo stencil ha una parte adesiva. In questo modo rimarrà ben saldo durante l'applicazione dello spray. Ed ora che siamo pronti, prendiamo la nostra bomboletta spray e cominciamo a spruzzare la vernice su tutto lo stencil. E voilà, siamo pronti per togliere il nostro stencil e vedere com'è venuto il tatuaggio. Per asciugarsi questa vernice ci impiega davvero pochissimo. Io ho aspettato solamente 5 secondi prima di togliere lo stencil. Ed eccoci qua, come avete visto è stato davvero davvero molto facile realizzare questo tatuaggio grazie alla bomboletta spray e il risultato devo dire che non è niente male, o perlomeno a me piace davvero tanto. Io vi consiglio di comprarlo se volete avere un tatuaggio per un giorno barra due o tre ed è comunque un prodotto molto carino a basso prezzo. So che ve lo state chiedendo, quanto dura questo tatuaggio? Questo tatuaggio dura dai 2 ai 3 giorni. Se lo volete invece per una sera e basta, vi servirà munirvi di un ottimo struccante. Quindi fate il vostro tatuaggio, fate la vostra giornata barra serata e dopodiché con lo struccante meglio se bifasico, state lì un pochino con il vostro cotone bevuto di struccante e verrà via. Per quanto riguarda la durata al mare o in piscina, purtroppo non ve lo so dire perché non sono ancora stata né al mare né in piscina, quindi non l'ho provato in questi ambienti. Anzi, se una di voi magari sa come funziona, l'ha provato sia al mare che in piscina, mi scriva qua sotto un commento. Ed è tutto, io e il mio nuovo tatuaggio vi salutiamo e vi mandiamo un grosso grosso bacio.